per le piaghe di Gesù siamo stati guariti. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Carissimi amici, oggi e domani ci salutiamo con questo saluto, ricordando, secondo la lettera ai Filippesi al capitolo 2, che Cristo sulla croce si è svuotato totalmente per riempire ciascuno di noi. Il Vangelo di oggi che ci viene proposto è quello della Passione secondo Giovanni. Sono due capitoli e lo ascolteremo durante il rito del Venerdì Santo. Vi propongo quindi la prima lettura dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, dal 13 fino al capitolo 53, versetto 5. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgolto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Amen. Carissimi amici, il Vangelo di oggi, questa giornata davvero molto molto forte per noi come cristiani, vediamo che ha qualcosa da dire alla nostra vita. Nella seconda serata del seminario online che abbiamo terminato in questa settimana, sempre lo potete rivedere, ho parlato proprio dell'amore che si è donato, offerto per noi, l'agape di Dio che è Gesù Cristo, che sul legno della croce si è svuotato. Ho voluto proprio in quella puntata parlare della croce dove Gesù è stato crocifisso, trafitto per noi, e vedere in quello sguardo di Gesù anche lo sguardo del buon pastore. Quindi, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il buon pastore conosce le pecore. Una a una le chiama. Egli è la porta per arrivare al Padre. Solo in Gesù noi abbiamo la salvezza. Il profeta Isaia, secoli prima della venuta di Gesù, questo è il Deutero Isaia, noi abbiamo in lui una forte presenza profetica di ciò che Gesù ha fatto. Siamo al quarto canto del servo del Signore. Non ha apparenza, non ha bellezza, disprezzato, uomo dei dolori. Il suo aspetto non sembrava di un essere umano, talmente era sfigurato. Pensiamo a Gesù sulla croce, alle ferite, alle piaghe, al sangue che scende. Ma viene detto in modo profetico, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Carissimi amici, oggi questa parola diventi profetica per la nostra vita. Questa parola oggi diventi reale, un fatto concreto. Gesù è stato trafitto per le nostre colpe.
Gesù dice, sempre in Giovanni 10 e nei discorsi di addio del Vangelo secondo Giovanni, nessuno toglie a me la vita, io la offro volontariamente, perché io voglio amarvi fino alla fine. Gesù ci ha amato fino alla fine, abbiamo già visto ieri. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Carissimi amici, di fronte al Gesù crocifisso vediamo e troviamo il buon pastore che offre la vita per le pecore. Ma non solo, il pastore che è venuto a risanarci, a guarirci, a liberarci. Vi vorrei anche condividere e offrire la possibilità di ascoltare un canto che come Koinonia abbiamo scritto in questi giorni nel nostro album E la tua gloria, è stato pubblicato, Risana, perché descrive ciò che ciascuno di noi chiede a Dio. Per le piaghe sue, per il suo sangue, noi chiediamo a Dio, al Padre, risanaci oggi. Risana i nostri cuori, risana i nostri corpi. Per le tue piaghe noi siamo stati guariti, Signore Gesù. Allora, insieme a me, pregate, preghiamo, invochiamo il sangue di Cristo sopra le nostre case, sopra le nostre famiglie, nei nostri cuori. Vieni, Signore Gesù, oggi, con la tua presenza, concedici di sperimentare che tu sei morto per me. Concedimi di sperimentare che tu mi hai guarito sul legno della croce, mi hai liberato, mi hai donato la salvezza eterna. Ti chiedo che questo tuo amore, l'amore del buon pastore, possa oggi trafiggere il mio cuore, riempirlo e donarmi uno sguardo diverso. Affrontare la giornata in un modo totalmente diverso dagli altri, da chi non ti ha incontrato, da chi non ti ha conosciuto. Ma io ti sto incontrando in questa parola, in quello che tu hai fatto per me. Voglio sperimentare che per le tue piaghe, Gesù, io sono stato già guarito, già liberato, già risollevato. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, impariamo a memoria questa citazione bellissima che diventa per noi anche lo slogan di oggi. Isaia 53:5. Per le piaghe di Gesù siamo stati guariti. Proclamalo oggi. Proclamalo al lavoro, nella tua vita personale, con gli amici, in famiglia, nella tua malattia, nella tua crisi. Per le piaghe tue, o Cristo, sono libero, sono sano. E il Signore ci conceda oggi di fare questa esperienza. Cantate, invocate il sangue di Cristo con questo canto, risana. Dio vuole risanarci. Dio oggi vuole operare meraviglie nella nostra vita. Buon venerdì santo a tutti voi. Un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. Ci vediamo domani. Ciao. Vieni in me, Gesù, vieni in me. Fai scorrere l'acqua del tuo amore dentro di me. Vieni in me, Gesù, vieni in me. Risanami e guarisci, vieni in me. Guariscimi, guariscimi, guariscimi. Per le tue piaghe, guariscimi, guariscimi, guariscimi.